Amici, questa volta vi parlo della mia caccia preferita. Io sono cacciatore di lungo corso, come ho già detto in altre occasioni, sono 40 anni che vado a caccia. Abito nella zona centrale della pianura padana, quindi siamo tra Bologna, Modena e Ferrara, zona pianeggiante, dove abbiamo per la verità in grandissima parte a inizio stagione venatoria della terra arata, quindi una distesa abbastanza scoperta. Ci sono degli alberi, dei fiumi, ci sono delle siepi, abbiamo anche qualche piccolo boschetto, abbiamo anche delle realtà arboree in questa zona. La caccia che si fa prevalentemente, ad iniziare dalla preapertura, è quella alle tortore. Le tortore sono una delle cacce che mi piace in assoluto di più. La tortora selvatica è un uccellino splendido, un uccellino veramente incredibile per la sua livrea, bellissima. È un volatore eccezionale, saettante, velocissimo, una bella fucilata perché è un tiro molto molto complesso e molto difficile. E questo uccellino noi lo possiamo però purtroppo cacciare soltanto i primissimi giorni della preapertura, perché è un estatino. Gli estatini anticamente erano individuati in quegli uccelli che rimangono stabili nella nostra zona nel periodo che va da maggio fino a settembre e poi dopo migrano e si spostano in paesi che diventano caldi quando il nostro comincia a raffreddarsi. La tortora è uno di questi. La tortora arriva ad aprile, iniziano gli accoppiamenti, nidifica nella nostra zona, soprattutto in mezzi frutteti, lungo le rive alberate dei fiumi, nei boschi. E una volta che ha fatto le sue covate, si prepara e verso la fine di agosto, primi di settembre, si raggruppa e parte e va in Africa. È una caccia che noi facciamo da sempre, è una caccia tradizionale per la verità nella nostra zona. Fin da quando io ho iniziato ad andare a caccia, i vecchi cacciatori predisponevano il 18 d'agosto, che era l'apertura della caccia tradizionale della tortora allora con la legge 968, predisponevano delle pasture naturali mettendo delle coltivazioni a perdere oppure delle granaglie che venivano anche disseminate così manualmente, soprattutto canapa e grano turco maranino, e si radunavano un po' di tortora, un centinaio, 150 tortora in una zona. All'apertura si disponevano i capanni attorno a questa zona di pastura, i capanni venivano disposti con una distanza di sicurezza 150 metri uno dall'altro, e al mattino dell'apertura, con una trepidazione incredibile, si faceva l'alba e si attendevano le prime tortore che arrivavano saettanti. Un antico detto toscano dice che la tortora è come il sole, quindi nel momento in cui il sole sbuca sopra l'orizzonte, la tortora si mette in volo e lascia il suo rifugio notturno. Quindi con le prime luci, i primi raggi del sole, arrivavano sulla pastura le prime tortore. Fucilate bellissime perché, ripeto, che è un selvatico veramente molto veloce, con questo volo saettante a scarti che è difficile anche da intercettare, e sparavamo a queste bellissime tortore per almeno 2-3 giornate. Erano giornate fisse, giornate di agosto, adesso si fa a settembre perché la preapertura è il primo di settembre ed è un pochino la stessa cosa, a me piace moltissimo. Le pasture sono state sostituite dalla coltivazione dei girasoli, ci sono dei campi di girasoli in cui è possibile tramite un accordo con il proprietario far lasciare qualche strisciata in piedi in modo da avere ancora le granaglie alla preapertura di settembre. Si dispongono i capanni, si tengono le distanze, ci si accorda in modo da non sparare per disturbare gli altri e si attendono le tortore all'alba e fino alle 10 della mattina. È una caccia veramente bellissima. I più riducibili le possono cacciare verso la tarda mattinata in altri due modi. Se si è fatto una ricognizione della zona, si potrà appurare che la tortora, una volta fatta la pastura a base di granaglie, va a cercare dei posti per abbeverarsi, quindi degli stagni, dei ruscelli, dei fiumi, e se ci sono poi piante d'alto fusto intorno, lei arriva, si butta sopra queste piante e poi dopo scende a bere. Quindi alla beverata, verso le 10:30-11 della mattina, è possibile sparare qualche altra fucilata. Poi la caccia più bella, in quelle zone in cui la caccia è civilmente consentita anche al pomeriggio, caccia bellissima che non riesco a capire perché nella nostra zona sia proibita ormai da anni, si andava a rientro serale nei luoghi in cui la tortora andava ad appollaiarsi per passare la notte. Erano boschetti, generalmente boschetti di acace soprattutto, che a loro piacciono moltissimo. Si andava in queste zone, si sceglieva in base agli avvistamenti dei giorni precedenti la linea di affilo migliore, si faceva il capanno e si aspettavano le tortore al rientro. Solitamente si fanno delle belle fucilate perché non sempre vengono basse, a volte vengono alte e si buttano proprio quando sono sopra il boschetto. Quindi anche tiri di una discreta variabilità, da quelli facili a quelli più difficili. Caccia splendida, uccellino meraviglioso, uccellino culinariamente strepitoso. C'è un segreto.
che va conosciuto, per mangiare nel modo migliore la tortora non deve passare dal freezer. La tortora noi la mettevamo nel frigorifero normale, la sera stessa o il giorno successivo la spiumavamo e la fiammeggiavamo, quindi pronte per la cottura, e si procedeva a un arrosto fatto dalle mamme, dalle mogli, degli amici della nostra compagnia, un arrosto veramente squisito, delizioso. È un animale grasso perché si nutre di semi oleosi, e questo grasso con cui lei si cuoce gradualmente in un arrosto morbido dà veramente dei risultati strepitosi. Una caccia bellissima dall'inizio fino alla fine. Con che cosa si caccia la tortora? Nella nostra zona, in base alle forme di caccia che abbiamo visto, c'erano delle piccole differenze di fucile e munizioni. Al mattino, sulle pasture, a mio avviso, la combinazione più efficace, quella più conveniente, è un fucile semiautomatico con una canna di media lunghezza, una 67-65 3 stelle, con delle buone cartucce del 9 e dell'8. Sono perfette, le cartucce del 9 e dell'8 per un tiro sui 25-30 metri, che è quello prevalente in condizioni di caccia sulle pasture naturali o artificiali, è il migliore. Abbiamo una resa balistica perfetta e soprattutto non si fanno feriti. È perfettamente inutile utilizzare palline del 7 o più grossi, non servono. Il piombo dell'8 o del 9 sulla tortora è perfettamente sufficiente. Si cambiavano le cartucce, volendo anche il fucile, proseguendo nella mattinata. Verso le 9:30-10 le tortore diventano molto meno confidenti, hanno già capito che è una bruttissima giornata per loro, dalle prime fucilate, e quindi iniziano ad arrivare guardinghe molto alte e si buttano, non sempre, quando sono ormai sicure che la pastura sia una pastura sicura, dove non ci siano dei pericoli e delle insidie in agguato. In questi casi molte volte non si buttano, quindi loro vengono a fare un giro di ricognizione ma non si buttano. Le fucilate che si possono fare sono fucilate alte, ai limiti della portata. Ecco che in questo caso il fucile passa a un 71 una stella, una canna full, e buone cartucce del 7-7,5. In questi casi, verso le 9:30-10-11 di mattina, si riescono a strappare ancora alcune tortore con dei tiri veramente da ricordare, da scrivere negli annali della nostra vita venatoria. Andiamo al pomeriggio. Nelle prime ore del pomeriggio si può fare la beverata, che si fa anche in tarda mattinata, e qui torna buonissimo il fucile della mattina alla pastura, perché si spara su delle medie distanze, quindi un automatico con canna 67 3 stelle, un basculante, doppietto sovrapposto con canne di 3 stelle e 2 stelle, 3 stelle e 1 stella, va benissimo. E arriviamo alla sera al rientro. E al rientro è un po' un discorso da analizzare precisamente, perché possiamo avere dei rientri in cui le tortore vengono dentro esclusivamente molto alte, si buttano al centro del bosco per andare a prendere posto sulle piante in cui intendono trascorrere la notte. Altrimenti abbiamo, soprattutto i primissimi giorni, tortore che vengono a media altezza, da tutte le direzioni, e non presentano una difficoltà particolare. Ecco, in questi casi a me piace moltissimo utilizzare un sovrapposto SO2 della Beretta, Bigrillo, con la prima canna di 5 decimi e la seconda di 10 decimi. Qualsiasi basculante con una canna un pochino larga in prima e una canna strozzata in seconda è perfetto. Noi, utilizzando questo fucile con una cartuccia del 9 in prima canna e una cartuccia del 7,5 in seconda, copriamo tutte le esigenze che il rientro ci può offrire. Abbiamo una prima canna efficacissima su tortore basse che vengono con un tiro abbastanza facile, e abbiamo una seconda canna eccezionale che possiamo selezionare anche come prima tramite il bigrillo per sparare le massime distanze alla massima portata dell'arma. Raccoglieremo degli uccellini veramente splendidi. Come ho detto, sono uccellini bellissimi come soddisfazione venatoria, sia per la bellezza della livrea e dell'uccellino in se stesso, sia per la difficoltà del tiro, che da sempre una grandissima soddisfazione. È un volo molto veloce, molto sfarfallante, quindi difficile da intercettare, e non ultimo la bontà delle carni, perché è una selvaggina veramente squisita, da assolutamente non sciupare e da mangiare con gli amici in un momento in cui si vuole stare insieme in un bellissimo convivio. Arrivederci a tutti.